Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, proprio da qui, dalla clausura del convento, vi stiamo raccontando, la storia di quello che accadeva, tra queste mura, in questi corridoi. Infatti, nei primi anni della permanenza di Padre Pio in questo convento era anche sede del Collegio Serafico, quindi possiamo immaginare, anche se la clausura era divisa, no? Tra il collegio serafico che si trovava dall'altro lato e qui era la clausura dei padri, il corridoio dei padri. Però in questi corridoi possiamo immaginare negli anni 20 che c'erano questi ragazzini che vivevano insieme alla fraternità. Ma quali erano gli insegnamenti di Padre Pio nei confronti di questi ragazzi? Ce lo racconta uno di questi, Padre Alberto d'Apolito. Infatti lui dice, scrive, Padre Pio non ci faceva mai mancare la conferenza settimanale o l'istruzione religiosa che ogni sabato sera ci teneva a scuola, con semplicità di parole, con profonda dottrina, arricchita da episodi, da esempi e da fatti straordinari anche personali. Ci si soffermava di frequente sugli argomenti riguardanti Gesù Crocifisso, l'Eucaristia, la Madonna, San Francesco, erano le sue devozioni predilette, i suoi amori vissuti, che formavano la sua vita interiore e spirituale e che cercava di infondere così nei nostri cuori. Ci esortava alla vita eucaristica con la visita frequente a Gesù sacramentato, con la comunione quotidiana, che in quei tempi ci era permessa soltanto il giovedì, la domenica e nei giorni festivi e in qualche ricorrenza particolare. Col suo consenso, quindi con la sua autorizzazione, perché ricordiamo, Padre Pio era il direttore spirituale di questi ragazzi, chi avesse voluto si sarebbe potuto accostare anche ogni giorno alla sacramenza. Ci parlava della Madonna con tanto ardore e tenerezza da commuoverci, ad accenderci proprio di amore per la Madonna Celeste. Ci raccomandava di onorarla ogni giorno con la recita del piccolo ufficio mariano e di altri rosari, oltre a quello recitato in comune nel coro prima della cena. Non tralasciava di parlarci anche della vocazione religiosa, delle virtù necessarie per la formazione francescana sacerdotale. Dopo la conferenza, l'uno dopo l'altro, entravamo nella sua cella per confessarci. Era un momento meraviglioso. Ginocchio ai suoi piedi, con semplicità, con timore e con punzione, scrive Padre Alberto d'Apolito. Facevamo l'accusa delle nostre colpe, dei nostri difetti, col capo chino, quasi trattenendo il respiro. Ascoltavamo le parole che gli uscivano dal cuore, parole penose, più che dalle labbra, erano espressioni dolorose della sofferenza intima che lo tormentava per le offese, anche se lievi, arrecate al Signore con i nostri peccati. E spesso dopo la confessione gli chiedevamo un ricordo, un'immagine, un pensiero, sempre paterno, comprensivo, ci accontentava. Negli anni in cui io e tanti altri miei compagni fummo in questo collegio serafico di San Giovanni Rotondo, Padre Pio era sempre a nostra disposizione, pronto ad ascoltarci, ad aiutarci, a fugare i nostri dubbi, i nostri tormenti, a lenire le nostre piccole pene, ad aprirci il suo cuore ardente di carità e ridonarci soprattutto la serenità, la gioia.